Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Quest'oggi siamo qui di nuovo con un video del Fantacalcio, in una nuova posizione stravaccata, ma perdonatemi, veramente sono a pezzi. Sono appena salito col cane che ho passato tutto il pomeriggio a pescare e qua ci sarà anche una piccola chicca per voi. E diciamo che oggi tutto sommato la pesca non è andata male, dai, ho visto due mangiate sinceramente, una bella carpetta che l'ho presa. È una che si è slamata, ma mi ha pegato bene bene la canna e mangiata. Comunque ragazzi, riguardo la chicca della pesca, noi ci vediamo dopo il video del Fantacalcio, eh? Mi raccomando, non sparite. Mentre, quanto riguarda il Fantacalcio, ragazzi, è andata non propriamente come speravo, ma quasi, dai. Però è andata bene, come già avrete visto, spero, dal video precedente, l'ho azzeccata almeno il 50%, dai. Diciamo che non è male. Comunque ragazzi, perdonatemi ancora veramente questa posizione, ma sono scialatissimo, sono veramente bello bello che rilassato. In più c'ho il cane qua che è ancora stanco appena bevuto, come sentite lui di sottofondo. Diciamo che vi fa da colonna sonora. Ragazzi, noi ci vediamo subito dopo questo video del Fantacalcio, che metterò giù la posizione, cioè che metterò giù non la posizione, perdonatemi, la mia è una posizione sdraiata, non quella del Fantacalcio. Comunque, metterò giù la formazione titolare e questo video uscirà giovedì, che riguarda quindi l'ultima partita del Fantacalcio, e venerdì, se non mi ricordo male, dovrebbero iniziare già di nuovo quelle partite di campionato. Quindi ci sarà subito l'altro video del Fantacalcio successivo, ragazzi. Comunque, come dicevo, noi ci vediamo dopo questo video. Quindi mi raccomando, guardatelo tutto fino in fondo, non stoppatelo, perché ci sarà una chicca riguardo la pesca, ragazzi. Mi raccomando, spero vi piace e che dire. Noi ci vediamo direttamente sull'applicazione. Così vediamo finalmente questo primo risultato positivo che mi è arrivato. Non vedevo l'ora, mamma mia. Ah, che bello. A frappè, ragazzi. A frappè sull'applicazione. Buongiorno a tutti, ragazzi. Come vedete, l'orario del telefonino è quasi mezzogiorno. Mentre vedendo la intro, vedrete che è notte. Io sono sdraiato a letto, come ben vedrete. Perché poi devo registrare tramite cellulare l'applicazione del Fantamaster e invece posso che registrare mi sono abbioccato. Quindi la registrazione alla fine l'ho fatta nel sonno, ma stamattina ho detto no, no, la devo finire giustamente. Quindi non sono più stravaccato nel letto. Come dicevo ragazzi, ricordatevi che dopo che abbiamo parlato del Fantacalcio ci sarà una chicca sulla pesca, quindi mi raccomando, non chiudete subito il video, ma guardatevelo fino alla fine. Direi ragazzi, allora andiamo subito a vedere questa quarta giornata. Come si può ben vedere, ragazzi, scarsarsela contro il Carolina Reaper 1-1. I punti sono alla pari, come si può ben vedere. Lui ha fatto 69,5 e io 69,5. Quindi un bel pareggio più che meritato. Direi finalmente il mio primo punto c'è dopo due sconfitte. Sono contento, sono come un diesel, sto carburando piano piano, ma arriverò là in alto. Allora, vediamo la formazione che aveva lui, il mio avversario. Marchetti, Molinaro, De Maio, Palomino, Parolo, Matuidi, Gerson, Birsa, Mertens, Icardi e Dzeko. A lui gli hanno giocato ovviamente tutti, la sua panchina non era folta, però ci sono dei giocatori che gli hanno preso, pur che lui ha segnato due gol, con Birsa, uno di Birsa e uno di Parolo. Ha dei giocatori come Icardi e Mertens che hanno preso dei voti bassissimi, quindi in automatico quei gol gli sono andati ad alzare la loro media. Mentre della mia squadra i titolari erano Stracoscia, Koulibaly, Bonucci, Silvestre, Cuadrado, Shisba, Emre Can, Lucas Leiva, Piaka, Gomez e Mandzukic, dove poi sono subentrati dalla panchina, che dire Dybala. Io invece ho preso dei punteggi che sinceramente sono buoni, come un Stracoscia un 7, Koulibaly 7, tranne vabbè Silvestre, Shisba, comunque Emre Can 8, compreso l'assist, Lucas Leiva 7. Diciamo che tutto sommato non è andata male, un Dybala 6,5, che dire 6. Direi che veramente mi è andata più che bene. Il primo pareggio c'è stato, finalmente, ragazzi, non vedevo l'ora. Mentre questa settimana, o meglio dire questa giornata, sarò contro, dove sono? Contro gli FC Pescara Manzia. E ha una bella squadretta, ragazzi. Lui davanti a Cristiano Ronaldo, che siamo contro il Frosinone questa giornata, quindi mi sa che potrebbe partirgli la goleada. E speriamo che non gli parta contro di me. Comunque andiamo a vedere subito la sua formazione, poi andiamo a mettere giù la mia, che l'ho già messa giù una primaria, ma erano giusto quelle prime percentuali, quindi è da cambiare. Come sua formazione momentanea troviamo Ospina, Radu, Vrai,
Isai, João Pedro, Ander, Cristante, Bonaventura, Gervinho, Cristiano Ronaldo e Iago Falchi. Mentre in panchina troviamo Sorrentino, Odero, De Silvestri, Rodriguez, Amsic, Meite e Verdi. E anche Marillas. Mentre la mia formazione al momento non titolare, che poi ragazzi ovviamente non la vado a mettere adesso in questo video, ma la metterò domani, perché domani uscirà l'altro video del Fantacalcio, ovviamente della giornata contro il Pescara Manzia, che metterò giù la formazione e tutto. Questo era soltanto per dirvi com'è andata la mia giornata. Comunque, la mia momentanea è Strakosha, Koulibaly, Bonucci, Silvestre, Emre Can, Lucas Leiva, Shisba, Perotti, Piaka, Mandzukic e Gomez. Al momento non è neanche malvagia sulla carta, però poi sarà da cambiare, quello lo faremo domani con le percentuali molto più sistemate. Al momento in classifica mi trovo sempre ultimo, ovviamente, con un punto, con differenza reti 6. Però se stiamo a vedere i punti, io come punteggio sono terzo a 207, quindi pur avendo perso le due, pareggiato la prima, la mia squadra ha sempre avuto un punteggio, cioè un gol a partita l'ho sempre fatto, quindi il mio punteggio, secondo me, a parer mio, è più che buono. Quindi non è neanche malvagio. Quindi, ragazzi, direi che questa giornata, sinceramente, mi è andata molto bene, ma molto molto bene. Un bel pareggio preso alla grande, sinceramente, già come ho detto nel video precedente, me la sentivo che questa giornata era buona. Speravo più in una vittoria, però anche un pareggio, sinceramente. Mi va molto molto bene, non mi lamento. Come dicevo, sono un diesel, pian piano carburo e poi bye bye amigos. Mi raccomando, non perdetevi anche l'appuntamento di domani col Fantacalcio, che metterò giù la formazione titolare, visto che già da domani sera iniziano le partite, ragazzi. Come vedete sotto ho ancora un giorno, 7 ore e 56 minuti per mettere la formazione. Quindi, al momento la lascio così e domani, ragazzi, ci vediamo con la formazione titolare. Direi di passare adesso dall'altra parte, o meglio dire come l'intro, quindi vedrete direttamente me. Così vi do le due spiegazioni su dove sarò domenica e cosa sto facendo anche in questi giorni, ragazzi. Mi raccomando, non chiudete il video. Noi ci vediamo dall'altra parte. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo arrivati con la parte finale del video ed eccoci qua con la chicca. Allora, in questi giorni io sto andando a pescare. Ho una gara domenica, qua a Bucinasco, in via Fagnana, in provincia di Milano, e in questi giorni mi sto allenando per poter comunque prendere un po' più pesce possibile, ecco, visto che da tanto che non pesco in cava, diciamo la verità, ormai abituato al mare, tutt'altra cosa. Comunque ragazzi, allora io sto facendo, cioè parteciperò a questa gara di pesca che la sta facendo uno youtuber, un ragazzo, che è Luke4316, quindi ragazzi se ci sono ancora dei posti per l'iscrizione, se vi volete iscrivere, mi raccomando andate sul suo canale YouTube o sul suo Instagram, Luke4316, e chiedete più informazioni a lui, mi raccomando ragazzi, Se vi interessa la pesca, visto che anche qualcuno di voi live, non mi ricordo chi, ma ha detto che voleva venire a pescare con me, io domenica farò questa gara e ci sono ancora dei posti. Come primo premio c'è un overboard. Mi raccomando, ragazzi, non vi dico più nulla perché giustamente dovete passare sul suo canale per avere più info. Anche perché io non è che posso sapere tutto. Me l'ha detto lui, giustamente, essendomi che mi sono iscritto alla gara, mi ha detto guarda che è così, 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 e io vi sto riferendo a voi. Però per avere più informazioni, passate sul suo canale o sul suo Instagram. Comunque, io parteciperò a questa gara. Vedrò se riesco anche a farmi un video, perché adesso vendo un micro cavalletto per la mia action cam. Devo vedere un attimino come fare, ecco. Quindi vedrò un attimino se riuscirò a portarlo, essendo che sono in gara. Vedrò se appenderla al petto, devo prendere al massimo, dovrei averla il cosino per il petto, e quindi vediamo se riesco ad appenderla là. Comunque ragazzi, sarò a questa gara, in via Fagnana a Bucinasco, provincia di Milano. Mi raccomando ragazzi, se vi interessa la pesca, venite, perché è veramente una cosa bellissima, se non avete mai provato e volete provare, venite. Questo video qua del Fantacalcio e con questa piccola chicca sulla pesca si conclude qua. Spero vi sia piaciuto, noi ci rivediamo di nuovo domani con un nuovo video del Fantacalcio perché dovrò mettere giù la formazione e questa volta dovrò prendere i 3 punti per arrivare a 4, quindi devo mettercela tutta. Se questo video vi è piaciuto ragazzi, come al solito lasciate un bel like e commentate, condividete il video. Se non siete iscritti iscrivetevi sul canale e passate anche sulle pagine Instagram e Facebook ragazzi, Bestia1488. Noi, come ho già detto prima, ci ritroviamo domani con un nuovo video del Fantacalcio e non dimenticate, ragazzi, un'altra chicca, l'appuntamento del 25 settembre con FIFA 19. Finalmente, sto contando i giorni e non vedo l'ora che arriva. L'ho già pronto lì che si deve solo scaricare. Una volta che si potrà scaricare, si potrà già giocare.
Iniziamo subito a giocare e a spaccarci di FIFA, ragazzi. Vi porterò anche delle live sul FUT Champions, comunque sull'online, visto che adesso ho la fibra ottica. Da Bestia 1488 è tutto. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, al prossimo video con un Fantacalcio o altri video. Bye bye, amigos!